90 anni, mia nipote e i nipoti e i figlioli hanno confabulato, hanno recitato tutte quelle che avevo scritto in capo di libertà e mi portarono, che molti di voi lo hanno anche avuto. Quindi, però, non era la mia iniziativa, ma era roba mia, ci si poi, ultimamente, un paio di anni fa, l'hanno abusato. Come noi abbiamo dato la scuola e abbiamo fatto il primo. Questa è la maggiore colpa, è mia nipote che ha capeggiato. Quando fanno delle iniziative per me, lei le capeggia. E meno male che c'è. Diciamo, io ho avuto una sua sorella carissima, però... e poi è andata via, nonostante che si fosse la più piccola, si chiamavano 10 anni da me, però mi ha lasciato il testimone, ma questo non funziona proprio. Sì, sì, sì. Si sente, si sente. E quindi mi fa sentire meno la mancata, per i resti fratelli, praticamente io sono sopravvissuto, io sono uno dei primi e gli ultimi sono sopravvissuti, non ne parliamo, c'è questo vizio. Vi dico soltanto una battuta, stasera mentre venivo e faticavo un po', mia moglie Bonale, la mia compagna di 60 anni, dice "Chissà, prurite", l'avrebbe identificato molto affettuosamente, mi avrebbe detto che è prurite. E finché però... Bravo! No. Scusa, sai, papà comunque, se vuole avere un significato, logicamente, è... un ultimo messaggio d'amore, vedo che ci sono tanti amici, non posso dire che mi vogliono bene, a cui pure voglio bene, perché nella vita nessuno dico bene senza niente, è corrisposto praticamente, quello che hai. E allora a tutti quei parenti, amici, questo vuole essere soltanto l'ultimo messaggio d'amore. Non l'ultimo, non è l'ultimo, ma... il caso del cibo. Adesso. Vabbè, noi mettiamo limiti, come bravo. Se tu dici, ma quando hai 5 anni che hai fatto? Ho fatto come da tempo. Comunque, diciamo, un messaggio d'amore perché forse sono arrivato a questa età perché non ho odiato mai nessuno. Il segreto della vita è proprio questo, praticamente. Chi è buono, chi è male. Stamattina, ieri al mercato, si diceva, vedi, le donne si riuniscono sempre. C'è chi sono porcato, non è proprio neanche a te. E parlando un po' di pettegolezzo. Ebbene, anche con il significato pettegolezzo può avere un suo valore. Garcia Lorca nella casa di Bernard Alba, che è recitata anche da Avening, diceva, lei sul gradino diceva facciamo un po' di pettegolezzo. Ma è una cosa così dolce, perché è un'attenzione agli altri. Purché non sia una critica, finché non si riciclina malamente, finché non si riciclina delle cose, ma soltanto per attenzione, per poterci godere noi stessi se quello ha una gioia, poter noi stessi soffrire se quell'altro ha una sofferenza. Questo è il senso della vita. Con quattro centesimi di salute, sembra. Con questo è già arrivato a questa età. E ancora sono calmi. Bene, sempre. Lucio, Lucio che tu vuole fare un saluto. Fatto la sorpresa, no, perché dici che non potevi stare qua. Perché lui è importante. Pensate che lui è stato mio alunno. C'erano quattro luci, Lucio e Sposo, Lucio Vinacci, Lucio e Lucio, io ho preso, ho professore, allora è lui. Questo abbiamo già preso. Giallo un attimo, ci spostiamo di me. No, ma io, ma quello non sono lì. No, ma io, devo stare vicino. Non può andare lontano. Però c'è bisogno di sedere qua. Mi fanno poco più. No, non si mette là. Non mi piace la distanza della cattedra.
perché altrimenti vengo meno anche a questo concetto di amore di cui sto parlando. Ma perché si chiede un regalo? Attenzione! A stare tanto tempo in piedi! Facciamo un po' alla volta. Allora, per quanto riguarda, mi pare che tenevo un libro fra le mani. Sì, ovviamente, come io. Fai? Vabbè. Questo adesso è un messaggio d'amore. In effetti, se uno lo vede così superficialmente, è quello dice in tre parti. La prima parte sono racconti di famiglia, la seconda parte sono gli aneddoti che ho ripreso, e la terza parte sono delle riflessioni. Poi di straforo, proprio alla chetichella, ho inserito tre poesie, ma con molta circospezione, perché io ho troppo stima della vera poesia, quella che noi conosciamo, però taglio un pizzato e spighetti praticamente per uno sfizio. Però sono ricordi di famiglia, aneddoti e riflessioni, praticamente. Ovviamente, specialmente quando si parla dei ricordi di famiglia, dici come fa ad essere un messaggio d'amore? Anche perché un'opera, vedete, me l'hanno insegnato i miei professori, è tale, può avere un certo valore, quando ha valore per tutti. Altrimenti è la cronaca che l'hai fatto tu, e non è. Però, se attraverso il racconto dei fatti tuoi, di quello che ti è capitato, fra le righe, la persona che legge ci trova qualche cosa che ha per se stesso, che ha un valore universale, allora l'opera può avere valore. Quindi si tratta di scoprire fra le righe che il fatto che si racconta magari è solo una cronaca di una cosa che è successa, praticamente. Ormai io cerco un po' che sta lì. No, no, non vado bene. Mi piace guardarmi. Immagina venire luce, perché poi dall'occhio vanno a freddo. No, no, vedi se sta appicciato. E quindi... vediamo se funziona. No, ma me lo dicono di là se non mi sentono. Sentiamo. Prova. E quindi praticamente, poi quando io leggo qualche pezzo che fai tutti, io non mi ricordo. Ci sono dei fatti di una certa importanza, una certa delicatezza, e ci sono anche dei fattenelli un poco allegri. Dipende, se volete che io inizi con una... diciamo con un racconto ameno, così sì, introduciamo. Cioè, a un certo punto troverete nell'indice. Scusate un momento. Vogliamo mettere il microfono appoggiato e lui si siede e legge. Io voglio stare vicino a gente. Non sai vicino a gente, vuole stare qua, l'ha detto già. È più comodo. Sì, ho capito, ma vuole il contatto umano. Allora, fra i racconti, la nonna in famiglia si parlava di un racconto molto breve, il strozzapreti. E allora, faccio un po' una premessa così, ne leggo solo l'ultima parte. All'epoca il latino era come fosse stato appannaggio dei sacerdoti. Tant'è vero che noi andavamo al liceo di Castellammare, importantissimo, mio padre ci avviava al liceo classico. Il fratello di mia madre, Gio Gaetano, con tutto che teneva molti soldi, facevo comunista a tempo perso. E allora facevo vicino a mio padre: Salvatore, ma che manna a poco c'è a sbarro latino? Canna fai i prepote, come se il latino fosse appannaggio, mentre io non capisco come si. Se, io che l'ho studiato e che da matematico, quindi tutta un'altra parte. Però quella è una lingua così logica, così bella, che non so come potrebbe essere stata la mia esistenza se non avessi avuto anche quella finestra, praticamente. E allora c'era questa abitudine, ma forse faccio più presto a leggere rapidamente questo capitoletto, che è così per cominciare a ridere un poco. Poi ci sarà qualche cosa un poco più importante, senz'altro, di Strozzapreti, a pagina 86. Ho fatto anche l'indice, tutta una cosa, ripete. Allora, ci sono anche dei racconti un po' ameno. Ecco qua.
Un tempo si pensava che il possesso della lingua madre, che è il latino, fosse appannaggio quasi esclusivo del clero, soprattutto prima di quelli... Non si sente dall'altra parte? Sì. Soprattutto prima di quelli illuminati al Vaticano II, per fortuna, hanno trovato a messa in italiano, o prevede che sei che fa, sei buttato, che poi chi lo latina, in bocca e bizzoco, non solo, ma in bocca anche ai parroci che non sempre erano delle cime, a cominciare a andare struffiare, e certe volte nel gergo familiare prendeva un significato il contrario di quello che voleva fare, quindi è stata una grande cosa. Il Concilio Vaticano II è una delle più grandi iniziative di quel Giovanni XXIII, l'unico vero santo, che poi era anziano, morì presto, l'ha lasciato a Paolo VI, però l'iniziatore fu capace di aprire le porte anche agli altri, anche agli ebrei, anche a quelli dei protestanti, che sui primi libri si chiamavano avversari. Invece poi introdusse il concetto di fratelli separati. Però molte cose del Vaticano II ancora non l'applicano, ma anche i primi. Però all'altare hanno avuto a girare per forza, io il latino ne hanno avuto a pronunciare. Però qua si parla che quando una famiglia aveva, immaginate che il latino così era studiato fra loro, che se dei seminaristi si trovavano in Francia, all'estero, e nessuno di loro sapeva la lingua che l'altro, uno era francese, un altro era italiano, parlavano in latino e si comunicavano, si capivano parlando in latino fra di loro, era proprio la loro lingua, la lingua di prima, anche se mio zio ce faceva. E allora, tornando alla ragione principale del presentare, se c'era nella famiglia un ragazzino che zoppicava negli studi proprio nel latino, e allora, non avendo ancora penetrato la bellezza di quella lingua, non di là, allora ci si rivolgeva al parroco o ad un sacerdote conoscente che desse uno sguardo al ragazzo, che le aiutasse in apprendimento, dato che si riteneva un prelato il latinista più sicuro a portata di mano, per amicizia. In genere, dopo pranzo, il ragazzino si recava in canonica a casa del prete, o a casa del prete conosciuto, se è uguale in canone, con i compiti di latina assegnati a scuola al mattino, e veniva a svolgerli. Ma mentre avveniva questa operazione tra la declinazione di rosa a rose, il prete trovava modo di chiedere alla ragazza che cosa aveva cucinato di buono la mamma, perché i preti sono molto golosi, praticamente ci facevano un latino, faceva: che ti hai mangiato oggi? Tua madre che ha fatto? Praticamente. Mentre avveniva questa operazione, il prete trovava modo di chiedere alla ragazza, è tradizione infatti pensare che i religiosi nella loro vita di sacrificio non avrebbero fatto, si fa per dire, altro sfogo che il cibo, però qualcuno quindi il nostro occasionale docente metteva particolare attenzione al racconto del pranzo da parte del ragazzo, quasi a sentire il sapore, e chiedevi dettagli, ma come era saporito, ma come era fatto. Forse la mamma del bambino era pure abbastanza brava, un cucino, una cosa di casa. Si dette il caso che un giorno la mamma avesse fatto dei buoni maccheroni, qua si parla del momento in cui più che comprare si ammassava in casa, è un termine abruzzese, io tengo Abruzzo e l'agro come mia seconda patria, quando diciamo impastare la dicono ammassare, cioè, e poi si fanno a mano i maccheroni, anche all'epoca di mia nonna in generale, poi dopo ci stanno i pacifici. E allora dice, è una specie di gnocchi che quasi si faceva fatica a mandare giù perché impasticciavano la bocca, era saporito praticamente, specialmente quello che se ne ingozzava, per cui erano anche conosciuti con un nome particolare, molto scherzoso e un po' ironico, proprio allusivo proprio alla golosità dei sacerdoti. Anche quella volta il prete si informò sulla cucina del giorno e dalla descrizione di bontà di quei maccheroni fu ancora più curioso di sapere come si chiamassero quelle delizie, e lo chiese al ragazzo, che ingenuamente disse: ha detto mia madre
che si chiamano gli strangolapreti, gli strangolamamma, esclamò il sant'uomo. Bravo. E continuò la lezione. Perché il libro contiene anche queste amenità. Poi ci sono cose più importanti, cose più, ma incontrandoci in questo ambiente, dunque, ho solo l'imbarazzo della scelta, magari dalla... Se vi annoiate, no, no. No. Ma diciamo la presentazione, se tu non riesci con presente praticamente. Diciamo, intervalliamo la lettura con la, diciamo così, col sotterfugio di tirar fuori una delle tre poesiole di Frodo. Perché all'altro libro, l'editore con cui abbiamo fatto pure amicizia, sa Firenze, adesso se ne va all'Ardarello, non voleva mischiare la prosa con la poesia, per cui mi tenni di tenere queste due cose praticamente. Adesso ultimamente ha lasciato un po' in mano alla moglie, mi ha fatto quasi un terzetto. Le donne sono un po' più così, un po' più interessate, ma anche più così, non mi ha fatto caso praticamente. Magari a casa non ho preso, però non ci sa che era quello. E abbiamo quasi un terzetto adesso, anche perché ci sono questi matrimoni moderni, che lui invece di stare a Firenze sta in un paese vicino dove tiene una proprietà e si riposa un po', che sta fatto negli anni, ha una cascina nella quale dipinge pure, e la moglie, su quelle delle amiche, fa la canassa, eccetera, eccetera, e sta a Firenze. E mi sono informato che sta all'Ardarello e che sarebbe quel paese dove ci sono i soffioni boraciferi. E addirittura mi ha detto che non pagano riscaldamento né acqua calda, perché viene immesso nelle abitazioni e si usufruisce di questi soffioni, a parte il fatto che poi si ricava il famoso bolo d'acqua che è famoso in Italia. Abbiamo queste. E allora vi leggo una cosa sulla mia idea. Quando c'è un grande amore, poi si litiga, ci si separa, poi dopo ritorni, un ritorno di fiamma, non ne avere niente. Se torna significa che non si era mai spezzato. Se si era spento non tornava a averlo cocci. Se torna significa che c'era un filo comunque. Sì. Bravo. E quindi io dico, errato definire ritrovarsi ciò che è ben altro. Si può mai ritrovare ciò che è perduto veramente? Raccogliere i cocci? La vera perdita da solo sofferenza, solo la nostalgia struggente di ciò che non avrò più. Neppure d'opposto alla speranza, solo dolore e rimpianto. Cosa avrei potuto fare per non perderti? Cosa avrei potuto non fare? Ed un pensare vuoto e sperduto per immaginare dove sei, quali gioi trovi in altri lidi. Neanche la gelosia mi prende, solo il buio di un futuro senza di te, senza vita. Poi un guizzo, un'idea sopita, mai consumata, che riempie ma non mi meraviglia. La certezza che basta allungare la mano per sentirti vicino, dove stavi da sempre, anche quando io non me ne accorgevo. Perché anche se non ti vedevo, c'era un pensiero che ci univo, un filo che non si è mai spezzato. E non è un esaltante ritrovarti, ma è la sensazione serena di non averti mai perduto. Che bello! Bravo, Presidente! No, non sono auriche, ma si potevano infilare. Non mi sottovalutate. Di contrabbanda si poteva. Ah, vabbè, ma visto che siamo in allegria, il primo dei racconti, molti racconti, la Fata Padrona Pulcinella, perché quella è una maschera molto allegra. Poi queste sono tre racconti uno dopo l'altro legati. Il primo è dolce, poi mano a mano in crescendo è sempre un po', però il primo già può andare. Pulcinella, come abbiamo lasciato la seconda parte, non era. Pulcinella è il popolare. C'è un equivoco che in italiano c'è così, provole, sono che provole, quelle belle affumicate, profumate, e quando uno dice che la provola, cioè nel senso di invito a provare, praticamente. E allora Pulcinella fa un po' un equivoco, fa brega, non capisce,
e approfitta. C'era una volta, dunque, una formula abusata, vabbè, non voglio annoiare a lungo, andiamo al centro della cosa. Si dà il caso, dunque stava seduto a terra, si dà il caso che venne a sedersi sulla stessa breccia un provolaro. Normalmente venivano dai paesi e andavano per Napoli a vendere. Allora, un provolaro, stanco per aver girato al mattino per vendere le provole portate dal paese, ma che non andava ancora via perché gli erano rimanere altri 3 o 4 in dashboard. Allora era stanco, si assedò e che appoggiò nello spazio che c'era tra lui e Pulcinella, si assedò, non pensando a quello che faceva. Dunque, ma maglie ne corse, come vedremo continuando il racconto. Pulcinella infatti diede subito uno sguardo furtivo alla mercanzia, anche sollecitata dal profumo inconfondibile, perché apro si sente praticamente, la mozzarella non tanto, ma capro, è quella. Oltre al caso che il suo olfatto era particolarmente acuto per la fame, che come abbiamo detto lo sollecitava da vari giorni, è sempre un tipo che si moriva. Chiese quindi al provolare: cosa sono queste cose che hai nella cesta? Anche il bravo uomo, mezzo assonnato, girato dall'altra parte, rispose quasi distratto: provole, voleva dire che si chiamava. Anche Pulcinella la prese, o finse di prenderla, come un invito a provarlo, e si dette subito da fare assaggiandole un chi ne mette provole, anche se può. Non ci vuole molta fantasia a pensare che Pulcinella facesse il finto ignorare, ma l'occasione di sfruttare l'equivoco era imperdibile. D'altra parte il gergo napoletano si presta maggiormente, visto che tra la O e la O non si prova, provola, non ci mette neanche O, provola, o A. Ma non finisce qui, perché dopo la prima attaccò anche la seconda provola e intanto continuava a domandare: ma cosa sono? E quello sempre distratto e assonnato dice: provola, finché la cesta non fu vuota. Che ne due o tre erano. Sicché quando ancora una volta il provolare disse provola, Pulcinella spudoratamente disse: cosa vuoi che provi ancora? Come sono finite? Sono finite! Esclamò il provolare, che finalmente si voltò e vide che la cesta era vuota. Quindi, molto seccato, capì la malafede e si approttò a chiarire, se mai ci fosse stato bisogno, che si chiamavano provola e non erano un invito a provare. Ma ormai non restava altro che pretendere il prezzo di quello che aveva mangiato. Ma Pulcinella, si sa, era sempre proprio l'inganno. Quando mai avrebbe avuto un centesimo? E si affrontò a ribaltare le tasche, dalle quali non venne fuori il becco di un grattino, ma solo polvere, scicchietta già là, non tengo niente. Cosa mai avrebbe potuto ricavare il malcapitato venditore? Mentre il danno subito annullava anche il poco guadagno che aveva recuperato con le provole vendendo al mattino. Andò quindi su tutte le furie e non poté risarcirsi in altro modo se non dando a Pulcinella tante botte da lasciarlo sul cumulo di brecci quasi tramortito. Ma l'espressione viene dietro di santa ragione ebbe un uso più appropriato. Perfino la cesta andò distrutta sulla testa del pedigrafo, che comunque, in definitiva, ne risultò con le ossa rotte, ma per una volta tanto con la pancia piena.